Lab TV, ben ritrovati. Oggi è una puntata veramente meravigliosa. Quando siamo tanti qui, per noi è sì, un successo. Sì, un successo, è vero. Poi abbiamo veramente il ritorno del... Noi siamo fan di Carlo, che avete già visto nelle puntate precedenti, ben arrivato. E poi soprattutto la squadra, che sono veramente contenta che avete accettato di venire qua da noi. E soprattutto... Sì, già io mi sono persa i nomi, perché prima me li hanno detti tutti, ma mi sono dimenticata. Amon, abbiamo Juno, abbiamo Argo, bravissimo, India, è vero che l'abbiamo già vista, e Heidi. Quindi oggi è una super puntata. Oggi è una super puntata e io ho già detto a tantissime persone di questa puntata, per cui avremo tante persone che seguono, perché l'agility dog è uno sport che a noi piace in particolar modo. Vero. Stefano, abbiamo saputo che tra poco arriverà un altro tuo cagnolino. Sì, dovrebbe arrivare i primi di aprile, è un border collie, una femmina, è un cucciolo, è bellissima, non vediamo l'ora, io, mia moglie, mio figlio. È come i primi di aprile. I primi di aprile. È proprio come l'attesa per noi, diciamo sempre, vabbè, siamo di parte, meglio un cane che... Non si dice, se no ci tagliano. Non si dice, però noi amiamo molto gli animali. I cani. Sì. E invece Argo? Argo è un... È un maschio e si sente. Questo è il bello della diretta. È un maschio meticcio di 8 anni e da 7 fa agility. Ha dei buoni livelli. Sì, ma abbastanza. Abbastanza. Ma no, comunque sì, diciamo, sì. Anche te un lavoro costante. Sì, sì, con... io due volte a settimana ci alleniamo Argo seduto e basta. È normale. Due volte a settimana ci alleniamo e... E poi ogni tanto andiamo a fare qualche gara. Argo. Bellissimo. Invece chiediamo alla Francesca invece, Amon com'è e agli altri cani? Sì, io ho lei che è di mio papà, l'abbiamo appena presa. Amon ha quasi 4 anni e arriva da un allevamento, un border collie. Sì. E lui è il cane che mi ha cambiato la vita, perché io per 19 anni ho chiesto il cane e da quando è arrivato la mia passione è esplosa. Ho cominciato a fare agility, prima per dargli un po' un'educazione, poi ho visto che piaceva a tutte e due, e quindi abbiamo continuato con molta passione. Adesso facciamo 2 allenamenti a settimana anche noi, facciamo le gare ogni volta che possiamo e abbiamo appena cominciato con le gare, quelle più serie diciamo, però abbiamo già preso una firma, io sono molto orgogliosa di lui. E la differenza invece qual è secondo te fra i due che hai? Ah, lei è una femmina, quindi ovviamente le femmine secondo me sono un po' più furbe. Sì, sì, ma lei è molto più tranquilla, lui è... Ma ha già provato più... a fare agility o abbiamo agility fatto solo con lui? No, abbiamo fatto la primissima lezione ieri, un po' di educazione così per, a 3 mesi e mezzo, lei... L'abbiamo, diciamo, salvata, un rescue, perché l'hanno tolta a un pastore che li trattava male e adesso è con noi e sta benissimo e... Si vede. Sì, sì. E poi è coccolato, viziato, poi con suo fratello va d'accordissimo, giocano ecco, tantissimo. Ecco, dato che abbiamo qua appunto Carlo, tu hai parlato, hai preso una firma. Cosa vuol dire? Perché noi non... Sì, come tutti gli sport si parte da un livello principianti e si va ad un livello più alto, passando per step successivi. Uno di questi, appunto, noi diciamo pigliare la firma o pigliare una parte, cioè ottenere dei risultati che ti consentono di passare ad un livello superiore. Attualmente ci sono 3 gradi, primo, secondo e terzo grado, diciamo come fosse la serie A, il terzo grado e la serie A dell'agility. Certo. Chi è in terzo grado poi può competere per le selezioni nazionali che vanno poi a partecipare al mondiale. Di queste cose, guarda, la puntata precedente... È uno sport come tutti gli altri. Come tutti gli altri. Tutti gli effetti, quindi niente, ci sono categorie, ci sono... No, è quello che... No, se ne parla tantissimo di questo sport, perché nella puntata precedente avevamo detto, veramente aveva detto Carlo, che è proprio uno sport che si fa insieme al cane, tutte e due hanno i ruoli che sono, ovviamente si intersecano uno con l'altro, si legano, bravissima. Sì. Però bisognerebbe spingere un pochettino di più la conoscenza di questo, perché abbiamo qua da noi questi campioni mondiali e tante volte non sappiamo che ce li abbiamo proprio dietro casa. È vero, è vero, è vero. L'altra volta, all'ultima puntata, sicuramente voi che ci seguite ve lo ricordate, abbiamo elogiato Carlo e abbiamo elencato tutto quello che ha fatto. Io sono curiosa. Cosa provi, lo posso chiedere solo a te, nel senso che io non sono esperta, ad aver partecipato ad un mondiale, ma soprattutto cosa provi tu e secondo te cosa prova il tuo cane?
Beh, io... Cioè, un mondiale non è da poco. Sì, diciamo che, non lo so, uno si ritrova lì e poi lo fa perché è abituato a farlo e perché una gara è una gara. Alla fine noi siamo abituati a metterci in gioco, a metterci in gara. E la cosa, il comune denominatore che vale per tutti i praticanti di sport, ma a tutti i livelli, è l'emozione. E credo che anche il cane partecipi molto a questa emozione. Certo. D'altra parte noi lavoriamo sempre in positivo, cercando di far andare il cane sempre più forte, e quindi si capisce quando il cane è contento, si capisce proprio. Certo. E si vede da come gioca con la sua treccia, piuttosto da come ti viene incontro. Ecco, quindi è chiaro che al cane dei nostri risultati, tra virgolette, non frega più di tanto, certo. Gli interessa giocare con noi, ed è proprio questo il bello, perché poi alla fine noi ci disperiamo per fare dei risultati, ma poi alla fine guardiamo il cane, lui è contento e noi va bene e così. E noi siamo contenti, siamo che contenti. È bellissimo. No, è bellissimo. Sì, perché poi alla fine qualsiasi gara fai, la contentezza del cane è sempre uguale. Anche se hai girato ai mondiali, alla fine del giro il cane deve essere premiato come se fosse a prescindere, a casa. Sì. No, però è bellissima questa cosa. Noi ci emozioniamo da fuori, no? Poi vabbè, noi siamo sfegatate italiane, quando vediamo qualcuno... Cioè, sua moglie, che veramente io devo risalutare perché la vogliamo qua, lei me l'ha promesso, è una fan, cioè proprio, secondo me tutto questo è retto da lei. Ilaria, se non ci fossi tu non avremmo qua un campione così, diciamocelo. Beh, sì, è vero, sì, lei è... No, tornando all'emozione, cioè tutti quelli che, voglio dire, quando vanno 50.000 persone a vedere una squadra di calcio... È perché si emozionano positivamente, certo, o negativamente. E alla fine anch'io sono fan di tutti quelli che fanno un bel lavoro con il cane e mi piace vedere le gare, quindi mi emoziono anche a vedere. Quindi, se riusciamo con la nostra emozione a far emozionare altri, noi abbiamo raggiunto lo scopo che forse è migliore ancora di avere, che ne so, tanti soldi. Vinto oppure... No, ma quello è vero, perché lo dicevamo, no? Noi quando ti guardiamo, come abbiamo detto l'altra volta, tu non ti rendi neanche conto di che emozione veramente fai parte, perché rimani proprio partecipe a questa cosa, si vedono le tue espressioni, si vede quando c'è qualcosina che non ti sembra, però è bellissima questa cosa qua, perché anche chi è fuori sta partecipando con te in quel momento alla gara, soprattutto loro che conoscono in ogni particolare quello che stai facendo. Chi tecnicamente magari conosce quanto lavoro c'è dietro a un certo passaggio, a una certa cosa, è chiaro che ne riconosci. No, ma infatti noi vediamo quel percorso in quel modo, ma non sappiamo perché sta tornando indietro e qual è la difficoltà di portare indietro il cane, nel senso, per noi sono talmente bravi sti cani che per me loro non stanno facendo niente, loro sono lì che guarda, invece c'è tutto un lavoro incredibile. Affiatamento soprattutto. Affiatamento soprattutto che si crea tra il cane e il conduttore. Sì, poi questa è la cosa più bella che io per esempio ho notato. Tra me e il mio cane, io avevo altri cani prima che non hanno mai fatto agility, e con lui c'è proprio questa differenza, c'è l'affiatamento. Secondo di come uno si muove il cane va. E questa qui è una cosa bella. Adesso veramente volevo chiedere invece a te di questo spettacolo. Questo spettacolo, come ha detto mia figlia, viene da un rescue, l'abbiamo presa da un pastore che veniva maltrattata e siamo andati a recuperarla a Firenze. E adesso vive in casa con noi e ha legato tantissimo con il più grande, sebbene fossimo un po' timorosi perché lui è un cane maschio, un maschiaccio molto esuberante, soprattutto con i cuccioli. Invece vanno d'amore d'accordo, giocano tantissimo, e con lei, siccome io ho mia figlia che fa agility, mi ha coinvolto in questo meraviglioso mondo. Diciamo una cosa che dicevamo anche poi con Carlo. Come dicevi, lui ovviamente è uno sportivo, indipendentemente dall'età, uno può, se ha la passione e partecipa, cioè farlo, e fa crescere anche secondo me. Senza dubbio. E comunque diciamo che a monte di tutto questo c'è uno sfrenato amore per gli animali e per i cani. Bravissimo. Quindi ci divertiamo insieme a loro e siamo contenti quando vediamo loro
contenta. Ma così, ma infatti è quello, è proprio questa sinergia, questa che c'è. Soddisfazione. Poi ovviamente con Ilaria e Carlo non ci si può non divertire. No, assolutamente. Assolutamente. A parte che tutta la squadra, sì, siamo un gruppo veramente... Ma quello, veramente, il bello di, secondo me, di Ilaria e di Carlo, che sanno anche creare poi squadra, sanno creare senza gruppo, dubbio, sanno creare comunque dei momenti di gioia o di divertimento, di presa in giro, al di là ovviamente che li insegnano uno sport, e questo è il bello. Senza per dubbio. Cui non si è capito che sono fan. No, infatti stavo dicendo, tranquilli, non è di parte, state tranquilli. Non ne perdo una. Ricordiamo, amici per la coda @gmail.com, scriveteci se avete bisogno anche di chiedere qualcosa direttamente ai nostri ospiti. Ricordiamo loro di dove sono. Esatto, volete ricordare dove avete, sì, il campo? Sì. Noi abbiamo il campo in via Corta, Pietra Ligure. Bravo. È un piccolo campo, niente, abbiamo comunque una squadra agonistica, il Bex Hill, a cui ci siamo associati da quest'anno, che penso sia oltre i 20 elementi di persone che fanno agility a livello agonistico. Poi ci sono tutti i principianti, ci occupiamo noi specificatamente di agility. Bene, benissimo. Bellissimo. Così almeno sapete, ci potete scrivere. Ci siamo e specializzati scrivere. In agility, cioè sappiamo fare l'educazione, ma non è il nostro ruolo. Il certo, nostro ruolo avete scelto di fare altro. Sì. Ovvio. Specializzarsi. Vedila, ognuno il suo. Io la dico purezza. Io credo molto nella specializzazione, nel giusto, senso che sì, sapere tutto non si può. Anche secondo me, perfetto. Ringraziamo i nostri ospiti, Betty, grazie, grazie ai nostri ospiti pelosi. Guarda, come al solito. Oggi sono felice. Grazie a voi. Anche grazie di cuore, grazie. Ciao a tutti. Ciao.